fondamentale il linguaggio e le parole quando parliamo di sicurezza, quando parliamo di sfruttamento, quando parliamo di caporalato, quando parliamo di infiltrazioni della mafia all'interno del settore economico. Ed è nostro compito come giornalisti e giornaliste rimettere al centro il giusto linguaggio. In un'epoca in cui abbiamo la spettacolarizzazione di qualsiasi evento e fenomeno, in cui tutto si trasforma in caciara, in cui tutto si trasforma in talk show, è necessario dare il giusto peso alle parole, anche perché le parole lasciano un immaginario. Vi faccio solo un esempio. Negli anni abbiamo sentito una parola che è scorretta, che è la parola clandestino. Questa parola lascia un immaginario, come se le parole fosse, come le, se le persone fossero clandestine. Non esistono persone clandestine, esistono persone che viaggiano, che si spostano e che, se non hanno accesso ai visti, diventano irregolari perché non hanno i documenti. Ma la parola clandestino, la parola clandestinità, utilizzata in maniera sbagliata, erronea e anche, come dire, a mio avviso, razzista, crea un immaginario che poi si sedimenta nella cultura delle persone. La stessa cosa potremmo dire con il profitto e lo sfruttamento. Ogni volta si parla di dobbiamo tagliare i costi, dobbiamo massimizzare la produzione, ma questo ha un impatto che viene pagato in termini di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Allora, dobbiamo rimmaginarci le parole, riutilizzare quelle giuste e mettere al centro soprattutto una cultura del lavoro che abbraccia la sicurezza, la prevenzione, la cultura in senso del lavoro, etica, dell'ambiente, della sostenibilità. E questo è il nostro ruolo e per me, da giornalista indipendente, credo che sia oggi più che mai necessario riportare al centro le parole e il linguaggio. Penso che riuscire a tenere insieme, quando si parla di lavoro, diverse tematiche che abbracciano la parte più repressiva, la parte più normativa, la parte di prevenzione, la parte di cultura, la parte di ecologia, è il giusto approccio quando oggi dobbiamo affrontare fenomeni che hanno un impatto globale, le catene di approvvigionamento, per esempio, il cibo, l'acqua, l'energia. Dobbiamo iniziare a guardarle dal punto di vista sistemico, olistico, cioè abbracciando tutti i settori, non possiamo dividerli, altrimenti tutta una serie di problematiche non le affronteremo mai. E di nuovo, voglio farvi un esempio, quando parliamo di agricoltura, dobbiamo immaginarci anche che l'agricoltura ha degli impatti sul cibo, sul suolo, sulla salute, diretti e indiretti. Quindi, di nuovo, dobbiamo tenere in mente la sicurezza dei lavoratori, i diritti dei lavoratori, ma anche quelli dell'ambiente, ma anche il suolo che lasceremo alle future generazioni. Sono tutti elementi che dovremmo tenere insieme quando parliamo di, in questo caso, di agricoltura, ma anche quando parleremo di edilizia e di sfruttamento del lavoro nell'ambito edilizio, dovremmo pensare come stiamo costruendo le case, con quali materiali, che impatto lasceremo, se facciamo delle case che crollano, ha senso lavorare in questo modo? Dobbiamo proprio cambiare lo sguardo e per cambiare lo sguardo bisogna cambiare le parole.